Ciao, benvenuti all'ultima puntata del mini corso per principianti di web grafica e multimedia per internet. Questa puntata ragionerò rapidamente dell'editing audio video digitale per web e YouTube, sia un brevissimo excursus storico e poi esempi operativi. Ciao! C'era una volta, in un lontano passato, macchine fotografiche analogiche con rullini chimici dai quali si sviluppavano fotografie. Correvano gli scanner per digitalizzare le immagini di fotografie oppure provenienti dai libri, eccetera. Le telecamere video 8 si erano estinte, il Betamax era scomparso, dominava il VHS che in formato VHS-C offriva tante telecamere consumer a prezzi modici con cui fare tanti filmati hobbistici. Per trasportarlo in digitale occorreva avere un Macintosh. All'epoca i microprocessori Apple erano RISC, c'era il macOS Classic, c'era già Adobe Premiere. Il mondo Mac dominava il formato QuickTime. Nel mondo PC c'era l'ottima scheda Miropi CTV che digitalizzava a meraviglia. Su Windows 98 ME si usava già Media Studio e si esportava in formato AVI. Per lo streaming il formato proprietario più comune era il Real Video. Uff, per evoluzione tecnologica tutto questo è sparito. Oggi telefonini e telecamere e macchine fotografiche registrano già in digitale, su memory card. Non c'è più quasi differenza tra telecamere e macchine fotografiche. Infatti anche le macchine fotografiche sono capacissime di produrre streaming a differenza del passato. Il processo di digitalizzazione quindi avviene a monte e non più a valle. Per produrre un contenuto digitale basta riprendere e poi riversare il file via USB sul computer. Sul computer il file sarà manipolato da un software di editing audio video su cui sarà possibile aggiustarlo, tagliarlo, montarlo, editarlo per i nostri scopi. C'è chi sceglie il rapporto di forma in 4 terzi con risoluzione entro 640x480 per avere filmati molto leggeri, altri preferiscono il 16 noni con risoluzioni elevate, a scapito però della pesantezza del file. Il formato di esportazione più comune oggi è di solito il formato MPEG-2 oppure il formato MPEG-4. Rimane ancora oggi la distinzione tra PAL, SECAM ed NTSC, ma a causa della convergenza al digitale di radio, televisioni e rete contributiva satellitare, non ha molto senso oggi parlare ancora di PAL, SECAM interlacciato o progressivo. La rasterizzazione di un segnale PAL, SECAM oggi è già fatta alla fonte. Il segnale in digitale viene trasmesso alla rete contributiva satellitare, questa poi viene mirrorata dai ripetitori terrestri nel digitale terrestre. Il flusso che arriva al sintonizzatore digitale è già digitale, quindi alla periferica non resta che salvare il file audio-video in un formato digitale, di solito MPEG. Con la diffusione della banda larga non ha più senso nemmeno parlare di tromboning reticolare. Infatti le dorsali italiane sono già più che potenti per trasportare il flusso di dati e non occorre appoggiarsi a soggetti esterni facendo poi rimbalzare il traffico dall'esterno verso l'interno. Poiché il 16 noni è superiore ai 4 terzi, convertendo da 4 terzi a 16 noni, di solito è aggiunto il letterboxing, perché appunto il pan e scan distrugge la coerenza dell'immagine facendo uno zoom e tagliando parte delle immagini. I DRM sono i Digital Right Management. Con questa sigla si identifica un framework per la pubblicazione di contenuti ad accesso condizionato a vari tipi di diritti a cui è sottoposto appunto il contenuto. Vedetelo un po' come una evoluzione del CA, Conditional Access, che viene utilizzata per i flussi DVP a pagamento. In pratica si generano dei files con licenza che incorporano i diritti di visione che vengono interpretati dal client per aprire il contenuto se ne ha diritto.
incorporando la chiave per la decodifica del contenuto debitamente protetta. Quindi possono essere aperti solo per chi ha acquistato la fruizione. L'RTSP era il protocollo OSI proprietario per il Real Video, viaggiava in TCP. Oggi però lo streaming è fatto sempre con il TCP, ma tramite il protocollo HTTP con un download progressivo. Il lettore multimediale software crea un buffer per gestire i tempi morti e le code, che sono minime, perché ormai tutti i router in internet dei vari ISP supportano il multicasting, ossia un passaparola automatico simile ad una catena di Sant'Antonio per diffondere automaticamente contenuti a audio-video minimizzando l'ingombro di traffico. Parlare di audio e video per il web e YouTube oggi vuol dire parlare di software di editing audio-video, rapporto di forma, tagli, effetti video, transizioni, titolazioni, sovrapposizioni e il chroma key sono utili funzioni che uno youtuber deve conoscere come l'ABC se vuol produrre contenuti. Quindi il mio consiglio è di scegliervi un software di editing audio-video che soddisfa le vostre esigenze. Ce ne sono tanti, la maggioranza sono pay, poi in modalità pay offrono più funzioni. Altri sono gratis, funzionano bene anche in modalità free. Io, come potete vedere, mi trovo bene con AVS Video Editor. È facile ed intuitivo da usare, funziona dignitosamente bene anche in modalità free, anche se giustamente vi impone dello spam del software come pubblicità nei video. Un saluto, ciao!